ritrovati a tutti i nostri amici di Medex News. Ci troviamo a Trapani per seguire un importantissimo master universitario che è arrivato alla decima edizione. Parliamo del master universitario di secondo livello di medicina iperbarica e subacquea dell'Università di Catania. Accanto a me il professor Antonino Grasso, che è il coordinatore universitario del master. Allora, decima edizione, professore, di un master molto importante che viene seguito sia in presenza ma anche con importanti collegamenti anche da fuori città. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Maglia di averci dato questa possibilità di presentare questo master, che sì, è vero, è alla decima edizione, ma in realtà con noi dell'Università di Catania si collabora da 4 anni. Da 4 anni è stata spostata l'Università di Palermo all'Università di Catania e io rappresento il coordinatore del master insieme a due colleghi, il dottore Presidente Infascelli, che è il primario della rianimazione a Santo Bon di Napoli, e il dottore Sieli, che invece si occupa di medicina sportiva qui a Trapani, è un trascorso naturalmente anche lui ospedaliero. Il master di cui stiamo parlando, medicina iperbarica e subacquea, rappresenta per noi un punto fondamentale per l'Università di Catania, perché è l'unico che c'è da Roma in giù. Esistono altri, esattamente a Padova, a Pisa, però diciamo che questo di Catania è il punto centrale per il centro, sul centro-sud. Si articola praticamente in una parte in cui abbiamo delle lezioni frontali che vengono fatte sia a Trapani ma anche all'Università di Catania. Le prossime saranno infatti a dicembre a Catania, dove sto organizzando un concorso su lesioni cutanee, e una parte praticamente invece di prove pratiche che vengono fatte mediante delle immersioni a San Vito Lo Capo, a Favignana e anche a Palermo. Professore, una curiosità, visto che le chiedo un'anticipazione, ma solamente perché lei l'ha accennato nel corso di questa intervista, lesioni cutanee in che maniera Sì, sono perché correlate alla medicina iperbarica e subacquea? quando si parla di medicina iperbarica non si parla solo di camere iperbariche legate ai problemi dell'immersione o altro, ma ha un importante aspetto anche di tipo curativo per alcune patologie, come per esempio le lesioni cutanee, il piede diabetico e altre malattie che risentono, i disturbi per esempio otorino dell'orecchio, risentono tantissimo praticamente benefici da parte della medicina iperbarica. Io volevo ringraziare anche il Consorzio di Trapani, nello specifico nella figura del professore Torre, che ci ospita praticamente nella sua sede, nella sua magnifica sede, con delle bellissime aule dove abbiamo avuto la possibilità di fare moltissime lezioni. Professore, prima di fare ovviamente cambiare ospite, vogliamo spiegare molto velocemente cos'è la medicina iperbarica e subacquea? Perché comunque diamo un minimo di anticipazione, poi Ok, allora lo spiegherà in maniera più dettagliata ovviamente il professore Infascelli, ma certo, lui è l'esperto lui è soprattutto. l'esperto, ma. Diciamo che io sono stato aggregato in questa praticamente avventura che si è rivelata veramente positiva e bella e mi sono molto entusiasmato proprio grazie alla Infascelli, alla professora Infascelli, al professore Sieli. La medicina iperbarica è fondamentale. Innanzitutto, come dicevo, per l'aspetto praticamente legato alle immersioni, come ci spiegherà poi successivamente il professor Torre, legati anche alle navi che hanno all'interno delle camere iperbariche perché fanno delle immersioni in continuo, ma come dicevo anche nella parte praticamente clinica. Ecco, abbiamo appena saputo che la camera iperbarica serve anche per altre Purtroppo, patologie, quindi non solo quelle che sono i luoghi comuni legati, no, puoi dire, al sub, che in assolutamente. qualche Ma maniera. forse l'utilizzo viene fatto più in clinica che in realtà praticamente nelle immersioni. E il problema è che ce ne sono pochissime nella nostra Sicilia, le localizzate una a Catania, una a Augusta, una nel Palermitano, una a Partinico, se non erro, e gli altri posti non ce ne sono. Quindi bisogna rincorrere praticamente, andare in questi posti più lontani spesso. Grazie professore del suo intervento all'interno di questa Prego. trasmissione. Io adesso ci alterniamo in questo live da Trapani, che ha appunto l'obiettivo di far conoscere questo importante master universitario che, come abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, è arrivato alla decima edizione, il che dimostra appunto l'importanza degli obiettivi che si è prefissato all'inizio, la sua nascita, ma soprattutto lo scopo poi di poter continuare. Allora, professore Torre, lei è il presidente del consorzio universitario della provincia di Trapani.
Perché la scelta di Trapani come location per questo importante master? Sì, la scelta è stata importantissima, grazie al professore Sieli per questo. Ma devo ringraziare anche l'Università di Catania e il professor Fascelli di Napoli perché hanno saputo indovinare un sito che è uno dei più importanti al mondo dal punto di vista, per esempio, dell'archeologia subacquea, dove sono state le più grandi battaglie della storia antica e quindi noi abbiamo bisogno continuamente di medici subacquei che studiano proprio la medicina subacquea. E intanto sulle navi scenografiche alle quali ho partecipato, per questo sono entusiasta anche di questo corso, perché fa parte della mia vita vissuta, c'erano sempre le camere iperbariche, c'erano anche sempre i medici che si interessavano di ibercità, si dice? Barismo. Iperbarismo. E soprattutto perché in questa zona dove abbiamo la nostra grande area marina protetta, che è la più grande d'Europa, che è quella di Favignana, dove si faranno i corsi, e la zona di San Vito, dove sono tantissime navi affondate e dove lavorano tantissimi subacquei, quindi il sito per questo motivo è stato indovinatissimo. Dicevo che in questo momento stiamo lavorando con le navi, per esempio, al largo di Levanzo e di Marettimo, dove c'è stata la più grande Due battaglia importanti, dell'Enide, in esatto. particolare, dove abbiamo trovato 23 rostri per ora di navi romane e cartaginese. E Bellissimo. prossimo anno probabilmente inizieremo anche delle ricerche nella zona del Trapanese, perché c'è stata nel 249 a.C. una fra le più grandi battaglie della storia antica, che è la battaglia di Drepanum, dove 92 navi romane furono catturate dalla nave cartaginese, vinsero i cartaginesi questa volta, mentre nella battaglia del 241 vinsero I i romani. romani. E quindi sono a disposizione sia del professor Sieri, dell'Università di Catania, per i prossimi anni per poter finanziare di nuovo questi master di underwater barbaric medicine. È vero che lei è stato anche in un sottomarino americano dove siete Sì. riusciti a scovare un bel po' di navi Sì. cartaginesi? No, Romane, non romane. male, romane. Allora, proprio qui nel Mediterraneo, fra la Tunisia, la Sardegna e la Sicilia, abbiamo fatto una spedizione scientifica finanziata dalla National Geographic Society con l'Università di Harvard e l'Università dell'MIT di Boston e abbiamo scoperto cinque navi romane. Io ho avuto il piacere, oltre di essere sulla più grande nave oceanografica della Marina Militare Americana, anche su un sommergibile nucleare, che è il più sofisticato al mondo, dove siamo scesi a 800 metri di profondità. Era un sommergibile che aveva le ruote, camminava sul fondo, aveva delle luci particolari all'eliodoro di taglio che distruggeva l'acqua del mare, per cui si vedeva come ci stiamo vedendo noi, come se non ci fosse acqua salata. E abbiamo scoperto cinque navi romane che erano in una zona che è chiamata Banco Scherchi, dove gli scogli affiorano nella bassa marea, durante l'alta marea non si vedono. E durante i viaggi che facevano i romani, dopo aver conquistato Cartagine, facevano Cartagine e Ostia, durante la notte urtavano contro questo scoglio e affondavano tutti nello stesso posto. Abbiamo scoperto cinque navi romane in questo posto. Ma poi abbiamo rifatto, sempre con navi oceanografiche, un'altra spedizione scientifica con la National Geographic, con le stesse università nel Mar Nero, abbiamo scoperto anche come è avvenuto il diluvio universale. E anche lì abbiamo usato navi oceanografiche, sommergibili, eccetera. Per questo sono molto appassionato e molto vicino ai professori, al dottor Sella. Ero felice quando mi disse che doveva fare un master di Underwater Barbaric Medicine. Ecco, guardate cosa c'è dietro, ovviamente anche la riscoperta della nostra storia e che valenza ha questo master anche in questo tipo di spedizioni, no? Perché poi il personale è formato e che ottiene appunto il riconoscimento del master può ovviamente anche partecipare a A quelle che queste sono queste spedizioni. spedizioni, potendolo fare con Benissimo. tutti i presupposti ovviamente possibili e immaginabili, no? Esatto. Questo è molto Perché importante. chi partecipa a questo master potrebbe in futuro essere utile a queste spedizioni scientifiche. Esatto, bene. Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo, professore Torre, della sua presenza e soprattutto di aver portato queste chicche, insomma, di storie che sono molto appassionanti. Si potrebbe fare solo una trasmissione con tutto quello che lei ha visto nei fondali, però magari Lo facciamo un'altra volta un'altra con piacere. puntata, Va un'altra bene. puntata. Grazie, professore Torre. Prossima. Adesso io chiedo di venire accanto a me al dottore Francesco Paolo Sieli, ovviamente che è il responsabile del Master di Trapani e che è soprattutto...
è colui che ha dato il via a questo importantissimo decennio di master. Allora, dottore Sieli, ma come nasce? A questo punto sono curiosa come nasce l'idea di iniziare questo genere di master. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il master nasce da un incontro occasionale con il professor Infascelli. Io mi interesso in medicina sportiva e quindi sono dentro per quanto riguarda tutta la pratica subacquea che si può, che coinvolge il mondo dello sport. Un incontro occasionale che inizia nel 2002 con un mio congresso mediterraneo che faccio annualmente a Favignana. Che coinvolge diverse discipline mediche. E dal 2002 abbiamo dato uno spazio, una sessione del nostro congresso alla medicina subacquea. E da lì, anno dopo anno, nacque l'idea, visto che c'erano delle carenze professionali nell'ambito del territorio nazionale, per poter formare delle figure che non esistevano. Anche perché la richiesta c'era ed era sia internazionale che anche nazionale. Il motivo per cui viene fatto a Trapani è chiaro perché io da trapanese ho preferito localizzarlo nel mio territorio, la lingua di terra sul mare, non penso che ci potesse essere territorio migliore per poter svolgere un percorso formativo e che annualmente, ormai siamo riusciti a formare più di 70 medici da quando è nato, che provengono da tutto il territorio nazionale, quindi non è che sono soltanto siciliani, anzi forse i siciliani sono meno rappresentati. Io volevo dire perché la medicina subacquea ed iperbarica insieme, perché molto spesso mi dice ma che cos'è che li fa sposare queste due branche che sembrerebbero completamente separate? Non l'ho scelto né io né il professor Infascelli questo, perché la medicina iperbarica quando nasce circa 30 anni fa e più, nacque come intervento di pronto soccorso per gli incidenti che avvenivano in subacquea. Oggi, come già avete sentito, come ha anticipato il professore Grasso, la medicina iperbarica ha subito un'evoluzione notevole, per cui ormai oggi si parla di terapie off-label, cioè terapie in cui ci sono sperimentazioni e sono tantissime, alcune sono state ormai riconosciute ufficialmente, una decina, 12 sono state riconosciute ufficialmente, però ce ne sono almeno altre 20-30 che potrebbero entrare nel tempo. Quindi la medicina iperbarica che nasce esclusivamente come un fatto di intervento di emergenza-urgenza in occasione di incidenti subacquei, oggi sta diventando un intervento clinico. Mi vado a dire una cosa perché da quando è nato il Master a Trapani, quindi nel 2011-2012, siamo riusciti a dare anche un grosso movimento perché esisteva a Trapani una camera iperbarica che era stata abbandonata da circa 20 a 15 anni, dopo l'incidente al Galeazzi, tutti gli ospedali avevano cercato di abbandonare l'idea di rimettere in azione le camere iperbariche, anzi le avevano quasi chiuse, e la nascita del Master a Trapani è stata una forzatura, grazie anche all'intervento di un politico che mi ha dato una mano di aiuto, per fare ripartire anche la camera iperbarica per il trattamento delle patologie cliniche, quindi non soltanto come intervento di emergenza. Dico per cui dico, la formazione di questi medici ha una finalità per andare a coprire cariche che in questo momento sono scoperte, vengono utilizzate in modo limitato da personale medico ospedaliero che fanno dei percorsi di 15 giorni, per esempio l'ospedale di Trapani e assiste alla camera iperbarica di Favignana, di Pantelleria, a turni di 15 giorni cada uno, sfornendo medici all'ospedale, che servono, gli anestesisti già sono pochi, quindi diventano carenti. Siccome c'è una legge nazionale che prevede che le camere iperbariche vengano dirette da coloro che acquisiscono questo titolo universitario di secondo livello, per cui penso che la carenza del personale medico sia stata individuata da me e dal professor Infascelli per poter portare avanti un programma di questo genere. Senta, dottore, lei ha detto che avete formato in questi 10 anni oltre 70 medici, che non mi sembra un numero considerevole, e non solo siciliani, come magari qualcuno erroneamente potrebbe pensare, ma anche da tutto il territorio italiano, anzi forse più del nord che del sud. Come mai questo? Forse da noi c'è poca conoscenza invece dell'importanza di questo ruolo. Allora, sì, negli ultimi 2 o 3 anni devo dire che c'è stato un risveglio da parte dei siciliani. Ci fa piacere. C'è stato un risveglio perché prima venivano tutti dalla Campania, dalla Toscana,�││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 
dalla Lombardia, dalla Lucania, dalla Puglia, molti medici della Puglia. Adesso da 2 o 3 anni abbiamo avuto risveglio. Quest'anno, per esempio, abbiamo 5 campani, 5 siciliani, un laziale e l'altro mi sfugge. Sono 13 quest'anno i ragazzi che stanno frequentando il master e hanno un'estrazione, diciamo, sempre di diverse sedi nazionali, però abbiamo avuto una crescita. Normalmente avevamo 1 o 2 siciliani, questa volta abbiamo avuto 5, che è un bel numero per noi, sì, è un'affermazione. Speriamo che venga maggiormente attenzionata nel nostro territorio, che magari si possa avere un maggiore numero di persone, perché ne abbiamo di bisogno, perché le camere terbali, al di là di quello che stiamo parlando, funzionano, sono come i pronto soccorsi. Dico, noi li teniamo aperti. Non è, ci auguriamo di non utilizzarli mai, però nel momento in cui si utilizzano salvano vite. E quindi ecco perché dico, essendo Trapani una sede di immersioni, il professore Torre parlava di archeologia marina, ma noi abbiamo qua reperti anche fauna e flora bellissima, e in alcuni siti dove i diving portano gli ospiti che vengono, ci raggiungono d'estate qua nel nostro territorio. Dicevo, è una punta di terra a mare, quindi da Castellammare arrivando fino a Mazara, spostandoci nell'Agrigentino, è tutto mare, quindi noi abbiamo una costa enorme dove ci sono molti, insistono molti diving, e quindi queste persone che vanno in, che si immergono, spesso succede perché qualcuno si sente un superman, andando a sfidare molto spesso la natura. Purtroppo succede, perché se rispettano le leggi non dovrebbe succedere niente nel mondo subacqueo. È vero che non abbiamo le branchie, però dico, se stiamo attenti non succede niente, e purtroppo qualcuno a volte ha qualche incidente. Se non viene trattato in tempo immediato, sono sequele importanti come paralisi, se non addirittura delle lesioni cerebrali molto importanti. Dottore, per chiunque ci stesse seguendo, quali sono i parametri per poter accedere al corso? Basta semplicemente essere laureati in medicina e chirurgia, quindi una laurea di primo livello, e dopodiché può accedere chiunque che ha magari l'amore per la subacquea. Ed è uno, devo dire, anche quelli che si sono avvicinati non avendo avuto esperienze precedentemente di subacquea, poi nel momento in cui li portiamo nei siti, poco fa sentivate parlare di Favignana, di San Vito, che sono i punti dove noi facciamo le immersioni di ricerca, le immersioni di prove per questi ragazzi, poi cominciano ad innamorarsi e diventano dei veri e propri subacquei. Quindi un medico che non nasce subacqueo poi diventa subacqueo. Ecco, quindi vuol dire c'è anche una parte teorica e pratica nel corso. Sì, noi abbiamo 10 moduli, il master si svolge in 10 moduli, uno ogni mese, e con appuntamento settimanale, una settimana al mese, tranne luglio e agosto, e in questi abbiamo noi, oltre la prova teorica che coinvolge i docenti che sono di eccellenza, perché noi portiamo qua le massime espressioni di quello che sono le tematiche che andiamo a trattare. E, per esempio, nel primo modulo abbiamo avuto il professore Marcolin, Paolo Marcolini, che è l'espressione massima dell'Oto Sub in Italia. E quindi è una persona eccezionale. In questo momento c'è Marroni, Sandro Marroni, che è il presidente del Dan Euro. Dan Euro, per capire, è un'associazione internazionale, quella bandierina che noi vediamo di solito sventolare nelle barche rossa con la striscia bianca, è proprio il simbolo del Dan Euro, ed è in giro per tutto il mondo. E il professore Marroni rappresenta a livello internazionale proprio tutto quello che è l'attività subacquea e tutto ciò che si svolge nel mondo acquatico. E poi abbiamo tantissimi altri nomi grossi che magari potrebbero dire niente a chi non è della tematica, però per noi rappresentano dei fiori all'occhiello, che sono quelli che ci permettono di poter formare questi ragazzi e di portarli ad avere un'autonomia nel momento in cui devono operare e devono trattare. Perché ricordo che molti di questi vanno a lavorare anche in piattaforma, vanno a lavorare nell'Atlantico, in Nigeria, in paesi in cui rimangono su delle piattaforme in mezzo al mare per 15 giorni, con la responsabilità di poter seguire tutti quelli che sono gli eventuali incidenti che si possono praticare, dalla semplice infiammazione all'occhio, perché gli operatori tecnici subacquei che vanno sott'acqua possono subire la qualsiasi cosa. Sono metallurgici, sono persone che lavorano in metallo, lavorano perché saldano le condotte e che portano il gas, e praticamente hanno i normali traumi, da lì fino agli incidenti, purtroppo, delle immersioni subacquee. Quindi questi sono medici che poi devono avere la responsabilità e le capacità per poter seguire
un qualsiasi intervento. Noi, e questo ci tengo a dirlo, abbiamo una collaborazione pure con l'Università di Reykjavik in Islanda, dove i nostri ragazzi, se vogliono, possono andare a fare dei stage anche fuori dal nostro percorso formativo, sono andati a fare degli stage di 15 giorni e quindi vengono ospitati, gli pagano il viaggio, gli danno un mezzo per camminare, soggiorno, vitto, gli danno pure un contributo, un rimborso spese, per cui dico, i ragazzi ci sono andati con vero piacere ed è una collaborazione molto bella, perché l'Islanda poi fra l'altro è entusiasmante. Quindi. E poi alla fine abbiamo, ritornando alla pratica, oltre alle immersioni di questi ragazzi, noi le immersioni facciamo pure di ricerca, nel senso che quando andiamo sott'acqua, i ragazzi emergendo, andiamo a rilevare ecocardiograficamente anche la presenza di bolle, che sono quelle che poi creano il danno cerebrale, sono bolle però fisiologiche in questo caso, che noi le andiamo ad analizzare per fare capire anche ai nostri ragazzi sulla loro pelle che l'immersione porta a queste trasformazioni, a queste caratteristiche che potrebbero essere causa di patologie. E poi gli altri stage si fa in camere alberghe. I nostri ragazzi hanno un obbligo di fare 300 ore di frequenza in camere alberghe, che hanno, la possono fare in qualsiasi sede universitaria o ospedaliera del territorio nazionale che viene riconosciuto. Quindi, oltre alla teoria, la pratica si fa in acqua con la subacquea e in camere alberghe per quanto riguarda il giornalismo. Dottore, è stato davvero, ringraziamo il dottor Francesco Sielide perché è responsabile del Master di Trapani, grazie davvero di averci dato tutte Grazie a voi. queste importantissime informazioni. Andiamo a chiudere questa trasmissione che guardate quante cose sta dando l'opportunità di scoprire i nostri telespettatori. Io accanto a me ho il dottor Rosario Marco Impascelli che è responsabile di medicina iperbarica del Master di Trapani. Allora, dottore, abbiamo capito che lei è tra praticamente i fondatori insieme a Sieli di questa sfida che ormai da 10 anni ha raggiunto importanti obiettivi, oltre 70 medici formati sul territorio. Vogliamo a questo punto però spiegare in chiusura, perché magari qualcuno ce lo potrà dire, che cos'è ovviamente la medicina iperbarica. Abbiamo fatto una scaletta un po' alternata, abbiamo dovuto partire da che cos'è la medicina iperbarica e subacquea, ma c'è sempre tempo per Infatti spiegare. stavo per dire, chi mi ha preso ha detto quasi tutto, però poiché io sono il più tecnico di loro, perché io lo faccio sul campo dagli inizi degli anni 80, ho un centro di medicina iperbarica molto importante che dirigo nel mio ospedale, è ovvio che ogni giorno, tutti i giorni veramente, mi interfaccio con chi mi collabora per la medicina iperbarica. Perché la medicina iperbarica? Una cosa che volevo dire che loro mi hanno detto, l'esigenza di far nascere questo master, al di là di quella che può essere l'esigenza territoriale, è nata anche perché noi in Italia avevamo unici in tutto il mondo e sicuramente in Europa, una scuola di specializzazione in medicina del nuoto e attività subacquee, poi detta Hyperbaric and Underwater Medicine, ed era a Chieti. E a Chieti noi, l'ho fatta io, l'hanno fatto quelli più anziani, diciamo, una scuola molto molto importante, fatta molto bene, che purtroppo è dovuta sparire perché con le normative europee era l'unica in tutta Europa e doveva esserci almeno tre in Europa e quindi di conseguenza fu, diciamo, cancellata dal parco universitario italiano. E lì è nata l'esigenza di dare degli input a chi voleva interessarsi di questa materia. E non aveva più riferimenti. Ecco perché si cominciò a parlare, prima con congressi, con sessioni dedicate, dopodiché si cominciò a parlare di master, master, master. I primi, anzi, il primo fu fatto a Pisa, drenava da tutta Italia, poi ne stavano nascendo solo al nord altri due, e al sud nessuno si interessava. Ecco perché l'incontro tra me e Sieri. Ci fece capire che forse probabilmente dovevamo dare una risposta anche ai medici del sud che volevano in qualche modo approfondire la situazione. Eccolo, quindi la nascita più che altro è stata per questo, è un'esigenza prioritaria perché negli studi di medicina, ancora oggi, in medicina generale, durante il corso di 6 anni, la medicina iperbarica non viene quasi mai trattata, per cui chi si ritrova poi sul campo a dover intervenire per eventuali incidenti subacquei o per dare
una parola, un'informazione sulla medicina iperbarica, non sa che cosa dire, perché ovviamente non c'è proprio l'ABC della materia. Perché la medicina iperbarica, perché la subacquea, ecco perché si sposano. La subacquea nasce già nei secoli precedenti, perché si notò che comprimendo quei subacquei che lavoravano allora in camere iperbariche molto rudimentali, si riusciva a diminuire i sintomi negativi che davano alcune patologie subacquee, specialmente delle risalite veloci. Da questo si capì che poi, dando l'ossigeno, l'ossigeno spiazzava in qualche modo qualche gas che dava queste patologie, che era poi l'azoto in eccesso, lo spiazzava e lo sostituiva nell'organismo, dando poi un apporto nutritizio a quelle cellule che erano andate in sofferenza per colpa dell'azoto. Da questo si capisce che naturalmente fu usato, si cominciò a usare l'ossigeno iperbarico proprio per recuperare quei tessuti che altrimenti sarebbero morti. Il fatto che l'ossigeno in qualche modo desse un recupero di cellule che sarebbero andate alla morte, fece capire pure che probabilmente poteva essere utile utilizzare l'ossigeno in iperbarismo, quindi una crescita esponenziale dell'ossigeno circolante, anzi della parte fisicamente disciolta nel sangue, cioè della possibilità di capire che tutte le patologie, io dico in generale, in tutte le patologie dove c'era un deficit di ossigeno, probabilmente applicando l'ossigeno terapia iperbarica avremmo potuto avere dei risultati, e difatti così è stato. Ecco perché, come già hanno anticipato loro, viene utilizzata anche nelle ferite difficili, diabete, eccetera, eccetera. E poi anche in tutte le sofferenze da ipossigenazione dei tessuti, come l'ipoacusia improvvisa. Ecco qui, questa è stata un po' la nascita e lo sviluppo della medicina iperbarica È davvero in Italia. molto, molto interessante, dottore. Non c'è quindi a questo punto una specializzazione più a quanto abbiamo capito per chi volesse farlo, tranne I master. i master subito È dopo l'unica cosa che la laurea. non abbiamo più la specializzazione, ecco perché c'è stata l'esigenza poi di master, che poi sostituiscono, almeno in parte, la specializzazione. La specializzazione a Chieti durava 3 anni, erano 3 anni intensi, fatti esattamente di quello che facciamo noi con i master. Ovviamente noi abbiamo dei master che durano 1 anno, in cui cerchiamo di concentrare tutte le nozioni più importanti da poter dare ai professionisti che poi svilupperanno se vorranno seguire questo tipo di disciplina. Comunque, voglio dire, bisogna avere anche una passione per il mare, no? Perché devono necessariamente fare anche In generale immersione. sì, però le posso dire anche che noi nei nostri corsi, sia a Chieti sia nei corsi dei nostri master, abbiamo avuto molti discenti che di mare ne conoscevano poco, qualcuno addirittura che non sapeva nuotare, eppure oggi sono fra i migliori medici iperbarici in Italia. Ecco, questo può rassicurare, perché magari potrebbe essere una limitazione, no? Dice, beh, io lo vorrei fare, ma non sono, Non voglio dire, un grande sono. nuotatore, o comunque ho paura magari a immergermi. Questo non è Ecco, questo è il motivo per cui tipo. facciamo anche la parte pratica, che la Ecco. parte pratica tende a dare uno sviluppo a quello che possono essere tecniche per stare in acqua, prima per la galleggiabilità proprio, e poi pian piano poi dopo le tecniche per scendere sott'acqua. Allora, professore, noi siamo arrivati alla conclusione di questa importante trasmissione, poi torneremo e chiuderemo ovviamente con il professor Antonino Grasso. Che cosa si sente di dire a tutti coloro che ci stanno seguendo e che magari hanno, seguendo la nostra trasmissione, hanno scoperto l'importanza di questo master e desiderano partecipare? No, divulgate prima cosa la notizia, visto che ancora non abbiamo noi i network a nostra Non è disposizione molto per conosciuto, poter. Ecco, no, infatti. esattamente. E riferirsi almeno come territorialità al master di Trapani, di Catania e di Trapani, almeno per tutti i colleghi del centro-sud, perché sicuramente qui avranno una risposta adeguata. Grazie professore Infascelli. Allora, qui andiamo a chiudere. Abbiamo iniziato col professor Antonino Grasso, che è il coordinatore universitario del Master. Chiudiamo giustamente con lui questa puntata interessante. Devo dire che anche io ho appreso delle informazioni che sconoscevo. Sono 20 anni e passa che faccio giornalismo medico-scientifico, eppure questo della medicina iperbarica e subacquea, devo dire, mi era sfuggito, e trovo che sia davvero molto interessante. Quindi io ringrazio tutti voi per aver avuto il desiderio e la volontà di realizzare questa trasmissione. Mi dispiace, anzi, siamo all'interno di uno studio e non siamo all'esterno a farvi vedere le bellezze
di Trapani, che meritano davvero, quindi davvero venite, perché è una bellissima città siciliana e poi offre davvero l'opportunità di potersi specializzare con questo master di secondo livello e avere la possibilità anche lavorativa con sbocchi che magari difficilmente in altri campi avrebbero. Allora, professore Grasso, siamo in chiusura, cos'altro possiamo aggiungere? Due parole soltanto per dire, come diceva il professor Infascelli, che in realtà anche chi non si occupa di questo campo, frequentando praticamente il master e così via, si innamora di questa disciplina. Anche io all'inizio, quando loro mi proposero questa cosa, ero un po' scettico. Devo dire che però negli anni mi sono appassionato tantissimo e oggi il master veramente ha raggiunto un livello importante con i docenti veramente di fama internazionale. Oltretutto, se tenete conto che la medicina iperbarica e subacquea fa parte non solo da un punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista scientifico, perché esiste in Italia una società, la SIMS, che è stato presidente per tantissimi anni ed è stato lui che ha fatto fare il salto di qualità a questa branca. Io vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato di far conoscere. Noi siciliani ci iscriviamo in massa in questo master per avere più conoscenze possibili. Grazie ancora, resti ormai con me, chiude la trasmissione con me il professor Antonino Grassi, che è coordinatore universitario del master universitario di secondo livello di medicina iperbarica e subacquea dell'Università di Catania. Grazie davvero a tutti gli ospiti che si sono alternati nel corso di questa trasmissione e come sempre grazie di aver seguito il nostro Medex News. Grazie a tutti.